Ciao Baskers, ben ritrovati in un nuovo video, sono Valerio Ananze e in questo video vorrei parlarvi di una cosa abbastanza basic, ovvero come cominciare a suonare in strada, visto che sotto ai miei video e anche in privato c'è tanta gente che mi scrive che ha cominciato a suonare in strada grazie ai video che faccio, mi fa super piacere questa cosa, dunque vorrei essere utile dando qualche consiglio in più per chi è la prima volta che suona in strada e grazie insomma a chi ha guardato i video. Se è la prima volta invece che capiti sul mio video, vai a vedere i video passati che ho fatto, dei viaggi che ho fatto suonando in strada in Europa, in tutta Italia, e anche i vari video consigli che ci sono nel canale. Dunque, poi se ti sto essendo utile, iscriviti al canale per supportare questo progetto in cui credo molto e mi piace molto condividere questo tipo di informazioni con voi. Dunque, cominciamo. Il primo consiglio che mi sento di darvi è semplicemente quello di buttarsi, perché noto che tanta gente che mi scrive, cioè sono tutti molto preparati, tutti che sanno come funziona, come muoversi, l'attrezzatura adeguata, però manca solamente la energia di farlo. E quello è una cosa che ovviamente è soggettiva, però noto che molti vivono questa cosa con troppa apprensione e sinceramente l'unica cosa che posso dirvi è di farlo. Di trovare un posto tranquillo, di cercare di vivere la cosa con serenità, perché comunque questo inizialmente è un divertimento, una cosa che riguarda la libera espressione di se stessi e se stesse, dunque non c'è niente di male comunque a far vedere quello di cui si è capaci. Quindi il giudizio degli altri spesso influenza troppo quello che noto in tante persone che mi scrivono, dunque la prima cosa che c'è da fare dunque è farlo e basta, perché poi è più facile a farsi che a dirsi. Quello che posso dirvi è fatelo. Poi io adesso vi posso dare qualche consiglio per agevolare un po' questa, non lo so, questa prima esperienza che secondo me poi è quella che conta di più, perché io comunque la prima volta che sono andato a suonare me lo ricordo molto bene, cioè semplicemente mi è venuta questa idea in testa, anche perché poi mi sono fermato spesso a guardare artisti di strada prima di farlo io stesso, ma così per gioco, perché io comunque ho sempre suonato chitarra e voce a casa, le canzoni che mi piacciono, ho cantato in tanti gruppi qua a Roma nella mia vita, però non avevo mai fatto questa esperienza, ho deciso di prendere e andare. Ho detto dove potrebbe esserci un bel flusso di gente che mi potrebbe ascoltare, e qua a Roma la prima cosa che mi è venuta in mente erano delle metro, quindi mi sono messo fuori ad una metro e la prima esperienza è andata così, molto semplice, ho suonato un'oretta e mezza e non si è fermato nessuno, perché comunque la prima volta che mi hanno dato un'offerta, comunque ero molto ansioso, cioè, di quella cosa, quello è ovviamente è innegabile, però comunque mi sono divertito tantissimo, è stato una grande liberazione, ecco, mi sono sentito molto libero la prima volta che ho fatto questa cosa super semplice. Sì, non si è fermato nessuno come vi ho detto, però comunque dei feedback di passanti ci sono stati e già quella cosa è stata super gratificante, ma comunque non vuol dire niente, perché ovviamente, come dico spesso, è una cosa super soggettiva, cioè l'importante è essere se stessi e fare quello che ci piace, ecco, quindi il feedback poi lascia il tempo che trova, qualsiasi esso sia, insomma, quindi l'importante è farlo per se stessi e stare bene. Dunque questo è il primo messaggio che mi sento di dare, e poi ci sono ovviamente dei consigli tecnici, delle cose che mano a mano che poi ho fatto esperienza sono riuscito a capire, dunque anche ho condiviso con voi in altri video, come ad esempio di video dove parlo di amplificatori, c'è un video che appunto metto a confronto due amplificatori, il Cube Street e il Bose S1, un altro video dove parlo di tanti amplificatori a batteria in generale. Una cosa di cui non ho parlato tanto, però che però mi viene spesso chiesta,
è come trovo i permessi, come faccio a essere legale per poter suonare in strada. Ecco, questo è un dilemma molto comune, e la risposta è sempre la stessa, cioè che dipende da comune a comune. Ogni comune ha le proprie regole, ha un proprio regolamento di polizia urbana, e io con tutti i vlog che trovate nel canale cerco semplicemente di fare un'esperienza diretta e in qualche modo riportare le varie informazioni che recepisco dagli altri busker, ma che vengono comunque da tutti i regolamenti di polizia urbana, che sono ovviamente unici per ogni comune. Dunque, se appunto state in paese, ovviamente sarà molto sicuramente più facile non incappare in problemi, perché poi i problemi, come abbiamo notato in tanti video, vengono più che altro nelle grandi città. Io vivo a Roma e ci sono mille problemi per chi vuole suonare in strada nel primo municipio. Ho anche fatto un video recentemente dove parlo della delibera che c'è in vigore adesso per suonare in strada a Roma. Stiamo facendo diciamo diverse discussioni per poterla cambiare, però tendenzialmente nei paesi più piccoli è più facile. Ecco, questa è una cosa che ho notato, perché c'è meno arte di strada e dunque diciamo che nel tempo è stata meno regolamentata, quindi tendenzialmente è così, però non è una regola aurea. Quindi comunque, se è la prima volta che volete esibirvi nel vostro paese, nel vostro comune, andate a cercare i vari regolamenti di polizia urbana. Se c'è un regolamento dell'artista di strada, ancora meglio, però spesso neanche ci sono i regolamenti degli artisti di strada e quindi ci si rifà a queste regole di polizia urbana. Quindi io quando mi chiedete come faccio suonare a questo paese X sperduto in Molise, io non ve lo so dire, andate a cercarvi voi le varie informazioni, o ancora meglio chiedete a magari a qualche artista di strada che si sta esibendo e che incontrate per strada. Questa è solitamente la cosa. Io quando vado in giro a suonare nelle varie città e mi trovo in una città di cui non so niente, è capitato spesso in tanti video, la prima cosa che faccio è andare a chiedere agli artisti di strada. Quella è sicuramente una cosa giustissima da fare, perché chi meglio di chi lavora in quel posto sa come funziona. Dunque, detto questo, le cose da fare o da dire non è che sono tante, perché poi l'arte di strada è una cosa talmente libera, una libera espressione, dunque non vi sto qui a dire cosa può essere giusto o non giusto per voi, perché ovviamente è una cosa molto soggettiva. Io vi posso dare questi consigli generali, però comunque poi per quanto riguarda tante cose tecniche, così su un video non riesco a dirvi niente. Dunque, per questo ho deciso di attivare gli abbonamenti al canale, grazie ai quali possiamo fare una conversazione diretta, cioè nel senso, abbonandosi al canale posso darvi una mano direttamente sul progetto che avete e che volete portare in strada, in modo da darvi dei consigli più puntuali e non generici come questi qua che vi do in questi video. Dunque, se vi interessa e volete fare una conversazione privata con me, seguite appunto le indicazioni, mi scrivete in privato e vi aiuto, insomma vi do una mano in base a quelle che sono le mie esperienze, quello che sono riuscito a capire in questi ultimi anni di busking. Dunque, questo, spero di avervi dato un po' di motivation e di avervi detto delle cose utili. Quindi grazie per aver visto il video fino a qua, iscrivetevi al canale, al prossimo, ciao buskers.